Soul River a quanto pare sta andando ancora forte, c'è attenzione per questo brand, il che è bene. La situazione di Bungie, per quanto sia strano, forse sta per peggiorare e di brutto, e CD Projekt Red parla di prossimi giochi in sviluppo e lo fa in una maniera piuttosto interessante. Questo è altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora, dopo l'uscita di Cyberpunk e dopo tutto il, chiamiamolo, Redemption Arc di CD Projekt, non è che ci siano stati molti altri grandi progetti, il che è anche normale perché sono impegnati in svariatissimi progetti. Nella fattispecie, i due più grossi saranno The Witcher Polaris e Cyberpunk Orion, ovvero il nome in codice dei nuovi giochi di questi famosi e molto apprezzati franchise. Ora, è anche normale non avere notizie, quindi uno non pretende che ci siano, però la curiosità dei giocatori non si ferma, e neanche la mia. Quindi, sono molto felice di dirvi che, a quanto pare, ci sono delle novità da CD Projekt Red. I tempi sono interessanti. The Witcher Polaris e Cyberpunk Orion, come procede lo sviluppo? Grandi novità da CDPR. Dopo la conferma ufficiosa del ritorno di Geralt di Rivia in The Witcher 4 da parte del doppiatore, è CD Projekt stessa a prendersi la scena con un report che fornisce un nuovo importantissimo aggiornamento sullo sviluppo dei prossimi capitoli di The Witcher e Cyberpunk, e i vertici della Software House polacca riferiscono che nella prima metà del 2024 CDPR ha continuato a lavorare per le prossime uscite, impegnandosi al contempo in attività di supporto per i videogiochi già commercializzati. L'azienda si sta preparando per iniziare la prossima fase di sviluppo a pieno regime di Project Polaris, che è il primo capitolo nella nuova saga di The Witcher. E aggiunge: i lavori su The Witcher Polaris stanno procedendo come previsto, il team di sviluppo si avvicina sempre più all'importante traguardo della fine dell'attuale fase di preproduzione, e la prima metà dell'anno è stata importante anche per Project Orion. Il nostro studio di Boston sta gettando le basi per il nuovo videogioco ambientato nell'universo di Cyberpunk. Quindi, stando a quello che è stato detto, la fase di preproduzione di The Witcher Polaris sarebbe ormai agli sgoccioli, il che vuol dire che il titolo della nuova saga di The Witcher è destinato a entrare molto presto in pieno sviluppo, come parte della strategia di più ampio respiro che comprende anche Cyberpunk Orion e il remake dell'originario The Witcher, una cosa che effettivamente è bene ricordare. E oltretutto, non è solo dal mondo videoludico, perché oltre a esserci degli spin-off in sviluppo, alcuni sì, alcuni no, mi pare che uno sia stato cancellato, Edgerunners, a quanto pare, era solo l'inizio, aspettatevi altri show da CD Projekt. Piccola parentesi, se non avete ancora visto Edgerunners e vi piace anche solo vagamente Cyberpunk, vedete Edgerunners. Mio consiglio personale, fatelo. Ok? Prima di riuscire a risolvere i problemi Cyberpunk 2077, CD Projekt Red aveva ottenuto il consenso con lo show di Cyberpunk Edgerunners, e CD Projekt ha rinnovato le speranze per l'arrivo di altre produzioni in stile Edgerunners. Al CEO Mikhail Novakovsky è stato chiesto durante l'ultimo incontro con gli azionisti. Non ha fatto cenno a un'eventuale seconda stagione di Cyberpunk Edgerunners, anche perché sarebbe un po' difficile, ma non vi dico niente, ma ha chiarito che la compagnia polacca è al lavoro per regalare sui fan nuove produzioni animate. E dice: stiamo sicuramente pianificando di fare di più in termini di animazione con Cyberpunk, quindi spero che sia una risposta sufficiente. Aspettatevi sicuramente di vedere di più, è tutto quello che posso dire per ora. In sostanza, non sono pronti ancora ad accennare neanche niente, ma evidentemente sono a lavoro su qualcosa, con qualcuno, il che è un'ottima notizia. Allora, qual è il punto della situazione? Per quanto riguarda gli show TV, ok, benissimo, ottima notizia, ve lo ripeto, Edgerunners è bellissimo e quindi vedetelo, ma vabbè, diciamo che questo non impiega particolari risorse di CD Projekt e i tempi dipendono dalla realizzazione di studi terzi, quindi magari lo monitoreremo a parte questa cosa. Parliamo invece dei videogiochi. Ovviamente il primo a uscire, almeno credo, no? Forse potrebbe essere il remake del primo The Witcher a uscire prima, potrebbe anche essere. Però, a parte quello, prima di Orion esce sicuramente The Witcher Polaris. E i lavori su questa nuova avventura di The Witcher, che ovviamente, considerando come il terzo, si presuppone che sarà un gioco piuttosto imponente e massiccio e con tanti 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 contenuti, ovviamente richiede un sacco di tempo, ci saranno un sacco di soldi in ballo, eccetera, eccetera. Quindi non è certo un gioco che si realizza in un anno o due.
Perciò lo sapevamo tutti che le cose sarebbero state lunghe. Ora però, effettivamente, se sono alla fine della fase di preproduzione e l'hanno detto durante una riunione con gli azionisti, vuol dire che la cosa è praticamente nel sacco. Cioè, hanno potuto dire che hanno terminato la prima fase, che è molto importante, e ora, se stanno per passare allo sviluppo attivo, c'è la possibilità, e però sottolineo la possibilità, che il nuovo The Witcher arrivi entro la fine della generazione. Forse no, magari i tempi sono un po' corti, effettivamente, perché si tratterebbe di 2-3 anni di sviluppo, però di pieno sviluppo, e quindi non lo so se è sufficiente, però è una possibilità. Il che vuol dire che siamo nei tempi di questa attuale generazione, e quindi non manca poi così tanto se davvero i tempi dovessero essere questi. Certo è un po' ottimistica come cosa, me ne rendo conto, però è bene saperlo. Per quanto riguarda Cyberpunk Orion, invece, no, quello lo vedremo sicuramente nella prossima generazione, secondo me. E considerando che il primo Cyberpunk è stato in maniera estremamente zoppicante, però anche una sorta di benchmark delle tecnologie di sviluppo di videogiochi, no? Ci sarà probabilmente la possibilità di spingersi più in là possibile. Ora non hanno più il loro motore, cioè non hanno più voluto sviluppare il loro motore proprietario. Alcuni dicono che sia un male, alcuni dicono che sia un bene, e quindi si tratta di Unreal Engine. Però sfruttarne appieno le potenzialità e lavorare insieme a Epic porta comunque a un avanzamento dell'intera industria videoludica, il che è un bene. E quindi anche questo sarà un qualcosa che setterà per la prossima generazione uno standard piuttosto interessante. È presto per parlarne, me ne rendo conto, quindi concentriamoci intanto su The Witcher e quello che sappiamo. È una buona notizia, certo rimane un po' vaga, ma figuratevi se non abbiamo modo di parlarne ancora di tutto ciò. L'ultimo periodo per Bungie sicuramente non è stato un granché e c'è davvero bisogno di qualche buona notizia. Il problema è che quella che vi sto per dare invece è una notizia veramente tremenda se confermata, perché riguarda il nuovo gioco Marathon. Non solo questo, c'è anche un'altra cosa che toccheremo proprio appena accennata, giusto per dirvela, ovvero di che si tratta. Vediamo un po'. La prima cosa che accenno soltanto, ve lo dico, vi leggo solo il titolo. A quanto pare l'ex director di Marathon è stato licenziato per condotta inappropriata nei confronti di alcune colleghe. Ora, non mi piace mai scendere nel dettaglio su queste cose perché in realtà non lo sappiamo e mi sa tanto di gossip da quattro soldi, quindi la cosa non mi piace. Diciamo che le autorità faranno il loro dovere, se ha fatto qualcosa di veramente brutto si merita di marcire in galera come è giusto che sia, o cose del genere, d'accordo? O come minimo si merita di essere licenziato. La vedranno loro, è una cosa interna, noi non sappiamo com'è andata, basta. La cosa interessante è un'altra. Siete pronti? Marathon è spacciato, il nuovo gioco di Bungie è in pericolo secondo Tom Henderson. Ed è proprio lui a dire questa cosa. Dopo il taglio di personale che ha colpito in massa lo studio di Destiny, Bloomberg ha riferito nello specifico del licenziamento dell'ex director di Marathon, accusatosi di essersi comportato inappropriatamente con alcune colleghe, ok, ma a seguito del report di Bloomberg, il noto insider Tom Henderson ha, con una frase molto concisa, lasciato intendere che Marathon non se la sta passando esattamente bene. Tramite un recente post pubblicato sul suo profilo ex Twitter, il leaker non ha esitato a definire spacciato Marathon. Le dichiarazioni, peraltro, non vengono fatte solo sulla base dei report di Bloomberg, ma dice «dopo tutto ciò che ho sentito», aggiunge Henderson, che evidentemente possiede fonti vicino a Bungie. Helldivers 2 a parte, il piano di Sony di puntare su molteplici live service non sta per il momento dando i frutti sperati. Ricordiamo la catastrofe che sembra essere ormai a un passo dall'essere completamente ufficiale di Concord, e se queste voci dovessero concretizzarsi sembra che Marathon sia destinato a non fare eccezione. La preoccupazione nei confronti del futuro di Bungie a questo punto diventa sempre più grande. Sony è intervenuta con un importante taglio al personale, ponendo Herman Hulst a capo della compagnia nella speranza di imboccare un nuovo percorso, ma non è chiaro a questo punto se Marathon corre il rischio di essere persino cancellato. E già nelle scorse settimane, e ne abbiamo parlato, Jason Schreier aveva parlato di uno sviluppo nel caos. E le affermazioni di Henderson non servono certo a rassicurarci, e oltretutto si basano sul report di Schreier, che ha gettato le basi. Per la cronaca, possiamo non fidarsi di un insider che racconta cose, ma Jason Schreier è probabilmente il più grande giornalista videoludico che ci sia. Quindi se ha fatto un report con le sue fonti, vuol dire che le cose sono piuttosto chiare.
e Tom Henderson ci ha semplicemente messo il carico. Intendiamola così. Saremo a vedere se giungeranno aggiornamenti ufficiali. Ora, la situazione, ragazzi, è potenzialmente un po' esplosiva, secondo me, a questo punto. Perché? Per due ragioni principali. Il caos di Bungie l'abbiamo un po' trattato, ed è una cosa un po' interna, un po' no, che deriva dai prodotti, deriva dalla gestione interna dell'azienda. La cosa l'abbiamo già approfondita un po', perciò non voglio tornare tanto su questo. Voglio parlare di Marathon. Se davvero lo sviluppo sta andando male, è perché il gioco magari non sembra convincere, no? Dopotutto, sono tanti giochi che sono stati cancellati anche dopo la presentazione ufficiale perché lo sviluppo poi concreto non è andato come previsto, e alla fine si sono dovuti rendere conto all'interno dell'azienda, qualunque azienda, non solo Sony, non solo Microsoft, non solo Nintendo, non so, chiunque, che a un certo punto, se il gioco non quaglia, evidentemente bisogna cambiare qualcosa. O lo si fa fare a qualcun altro, tipo come ha fatto Nintendo con Metroid, oppure si cancella, il famoso caso di Scalebound di Microsoft, per dirne una. Ma anche Sony ha cancellato dei progetti, e negli ultimi mesi vi ricorderete che abbiamo parlato di svariati live service cancellati, e considerate che dovevano essere una dozzina quelli in sviluppo, no? Ora, Helldivers 2 è andato molto bene, anche se adesso è calato molto. Concord sembra essere al 90% una catastrofe, visti i numeri, visto lo stato delle cose, e è stato cancellato della Last of Us Multiplayer, quella è stata una botta grossa secondo me, quindi a mio parere le cose sono un po' ballerine, e ne va della strategia di Sony, ma soprattutto considerate questo: la cancellazione della Last of Us Multiplayer è stato un brutto colpo, la cancellazione di tanti live service non è stata una cosa bella, la catastrofe di Concord sicuramente non è una cosa positiva, ma sono tutte cose che sono state sviluppate da studi che non erano abituati a fare live service. Se ora la stessa cosa sta succedendo a Marathon, con uno sviluppo nel caos e il gioco che viene cancellato da Sony, gioco che proviene dall'unico studio di Sony che ha veramente una lunghissima esperienza nella realizzazione di live service, e che Sony ha utilizzato come consulente per gli altri studi per realizzare live service, a questo punto è il momento di iniziare ad avere delle preoccupazioni un po' più serie, secondo me, rispetto al non mi convincono i live service. Qui qualcosa forse sta andando veramente parecchio storto. È un male, perché ovviamente quando si sprecano un sacco di risorse per fare dei giochi che poi alla fine non vanno in porto, invece di avere dei giochi che vanno in porto, ovviamente ci perdiamo anche noi giocatori, che non abbiamo tanti bei prodotti tra cui scegliere, o ne abbiamo di meno, indipendentemente dal fatto che vi piacciono meno i live service. Però anche per quanto riguarda il futuro stesso di Bungie, i rimaneggiamenti ci sono già stati, e non ho capito se questo casino con Marathon fa parte dei rimaneggiamenti ed è tipo una codazza di quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo dentro Bungie, o se è una nuova grana, no? Però sicuramente la situazione buona non è. Quindi questo è lo stato delle cose. Per carità, è ancora presto per trarre delle conclusioni definitive, nonostante quello che sta succedendo. Però, come vi ho detto durante, diciamo, tutto il discorso che vi stavo facendo, se prima c'era poca convinzione per questa strategia di Sony di live service, adesso cominciamo a poter parlare al 100% di, ma penso che possiamo iniziare a imboccare la strada di qua sta andando veramente male. Ecco, diciamo così. E ora il commento del giorno, ragazzi. Matteo mi scrive: a me piace Nintendo pur non essendo un loro utente, però ho l'impressione che si usi molto i due pesi e due misure nel mondo Nintendo. Mi spiego. Esce una remaster dappertutto, viene fuori uno scandalo, critiche su critiche, eccetera, ma se lo fa Nintendo viene quasi idolatrata. Io capisco che sono bei giochi dimenticati che ora possono avere di nuovo linfa vitale, però è palese che si faccia finta di nulla, anzi venga incentivata questa cosa. Allora, questo è un commento interessante perché mi permette di parlare di due cose, diciamo, che sono a mio parere molto importanti. La prima è la percezione della realtà delle cose. Quante volte vi parlo della cosa più essenziale, ovvero rendersi conto dello scollegamento piuttosto marcato tra ciò che i giocatori dicono e ciò che i giocatori poi fanno? Cioè, criticano una cosa, ma poi il portafoglio misteriosamente si apre per certi prodotti che subiscono un sacco di critiche e poi vendono l'ira di Dio. C'è qualcosa che non quadra, giusto? Magari perché le critiche arrivano da giocatori che non l'avrebbero comprato comunque un certo tipo di prodotto,
e tanti discorsi che si possono fare, ma all'atto pratico, siccome non è che ci sono due valute diverse a seconda del tipo di giocatore che compra il gioco, i soldi sono soldi, le aziende guadagnano quello che guadagnano e non gliene frega niente da dove arrivano questi soldi, o se gli interessa è secondario rispetto al fatto di riceverli, d'accordo? Quindi il punto è che sì, è vero che ci sono molte critiche quando arrivano le remaster, i remake, oh mio Dio, un seguito, oh mio Dio, non ci sono più nuove idee, eccetera. Ma poi tutti, e sia chiaro, me compreso, molti sono felicissimi invece di quando scappa fuori una remaster e un remake, e anche se critichiamo la scarsa capacità di tirare fuori nuove idee, specie del mondo AAA, poi alla fine il nostro portafoglio si apre, che è una bellezza. E quindi, critiche sì, però... sai, bisognerebbe un pochettino limare questo primo concetto. La seconda cosa, in parte hai ragione, è vero che con Nintendo questa cosa succede meno. Una ragione c'è. Per quanto la generazione di Switch sia la più aperta in assoluto di Nintendo, vengono pubblicati tantissimi giochi sulla piattaforma di Nintendo, ora quella corrente, e non c'è paragone rispetto al passato, neanche ai tempi della Wii o della Wii U c'erano così tanti giochi, e la Switch è diventata veramente un fenomeno di massa, e che ha molti titoli in comune con altri fenomeni di massa e con altri mercati più di quanto non abbia mai fatto in sostanza, è anche vero però che mantiene un certo tipo di clientela che, se vogliamo, tende a essere un po' separata rispetto al resto del mercato videoludico. Ripeto, non del tutto, secondo me. Chi dice che sono proprio due mondi a sé stanti, secondo me, esagera un po', però è vero che una separazione c'è. E, detta francamente, guardate com'è stato l'ultimo Nintendo Direct. È stato criticato da molti che non sono tanto fan Nintendo, invece è stato estremamente apprezzato da quelli che sono fan Nintendo. Quindi, uno si può dire che Nintendo conosce i suoi polli, cioè pubblica delle cose che le persone che hanno una Switch e che gravitano intorno al panorama Nintendo apprezzano un sacco, e le persone che gravitano intorno al panorama Nintendo sono storicamente delle persone che gradiscono molto di più il recupero di certi titoli del passato. C'è anche una ragione abbastanza oggettiva e legittima per questo, perché a differenza di altre console con una certa retrocompatibilità, i giochi su DS, per esempio, come diavolo li recuperi se non hai una Nintendo DS, che è fuori produzione? E ce ne sono una marea. I titoli per Wii, i titoli per Wii U, i titoli per le vecchie console Nintendo, GameCube, Super Nintendo, NES. Ne stanno uscendo un sacco, ma a camionate, pacchettoni di rimasterizzazioni o riproposizioni di vecchie glorie Nintendo, anche quelle multipiattaforma, hanno trovato ampio spazio nell'universo Switch. Nintendo su questa cosa ci punta perché sa che piacciono questi titoli. Quindi sì, ci sono due pesi e due misure, ma credo che la cosa sia spiegabile da quello che ho detto prima, cioè che in fondo le critiche non sono poi così forti, perché alla fine vendono un sacco questi prodotti qui, quindi parla, ma poi alla fine compra una certa categoria di persone. E seconda cosa è la natura della community Nintendo. Le vuole proprio queste cose qui, più di altri evidentemente. Tanto che le riproposizioni multipiattaforma, tipo quelle di Capcom, vengono quasi tutte presentate durante i Nintendo Direct. Come mai, secondo voi? Perché è quella l'utenza che punta di più su queste cose, che le vuole recuperare. Quindi, sì, due pesi e due misure, ma secondo me c'è proprio un motivo, sì. Ti piacciono le news? Allora non rimanere ignavo come i malnati. Segui Chris anche su Twitch. Sul sito Viola troverai tante live succose e corroboranti, live talk e molto altro dal lunedì al venerdì, la serata community della domenica, eventi, stream speciali e tante altre estasianti live, di solito alle 20:30. Fai il follow su Twitch, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora torniamo alle news. E ora le news a ruota, ragazzi.
Crysis 4 viene prima di tutto. Crytek avrebbe cancellato un Battle Royale. Ebbene sì, da un recente leak che ha riversato in rete svariati video di gameplay di un Battle Royale conosciuto internamente con il nome in codice Crysis Next, i filmati diffusi su YouTube mostrano uno shoot in terza persona ambientato in un'arena palesemente provvisoria nel quale i personaggi sono in grado di utilizzare svariate abilità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Crysis Next non è mai stato annunciato e l'impressione è che l'abbia cancellato per concentrarsi sulla lavorazione di Crysis 4, quantomeno è quello che sospettano gli addetti al settore, IGN USA inclusa, la redazione americana che ha contattato il team di sviluppo, ma non c'è stata una risposta ufficiale. Quindi questo consideriamolo un rumor fino a prova contraria, perché effettivamente non c'è nulla di ufficiale in questo, però considerando quanto alcuni giochi live service stiano venendo cancellati perché diciamo che si è capito che tendono a non funzionare quando non sono particolarmente ispirati e quando li si fa giusto per seguire un trend, ne sa qualcosa Ubisoft, ma ormai comincia a saperne qualcosa anche Sony da quello che abbiamo visto, e non solo lei, magari Crytek ha detto beh, sentite, facciamo quello che sappiamo fare meglio. Quindi io spero che sia così, vediamo se la cosa si concretizzerà. Poi guardate un po' questa cosa. Legacy of Kain, Soul River, va ancora forte. La graphic novel sbanca Kickstarter. Ebbene sì, è stato tagliato il traguardo del milione di dollari di finanziamenti per The Dead Shall Rise, la graphic novel ambientata nella dimensione a tinte oscure di Legacy of Kain e Soul River. Questo è ben più di un semplice traguardo, dice Crystal Dynamics. È la prova del potere di questa community. Siamo immensamente grati alla vostra passione. Manteniamo lo slancio. Cosa vuol dire questo? È che le rumoreggiate remaster di Legacy of Kain e Soul River o qualche altro prodotto di questo franchise a questo punto comincia a essere sempre più probabile che lo vedremo prima o poi, no? Io ho ricevuto anche qualche, diciamo, indiscrezione, no? Che sembra confermare l'esistenza di questi progetti, non si sa bene a quale livello di conferma e soprattutto a quale livello di sviluppo attuale, però ragazzi, dopo tante cose che sono successe e dopo, lo so, è una graphic novel questa qui, non è mica un videogioco, però se c'è così tanta attenzione per i franchise di Soul River e sta andando così forte la cosa, è piuttosto evidente che c'è attenzione, giusto? E un'azienda oculata cosa fa? Ti tira fuori un prodotto, giusto? Quindi sì, non voglio alimentare false speranze, credo proprio che a questo punto la cosa sia sempre più probabile. Poi per gli amanti di Warzone è tutto vero, annunciato il ritorno di Verdansk. La novità tanto attesa è stata annunciata in occasione del COD Next, durante il quale Activision ha illustrato le novità di Call of Duty Warzone e dell'imminente Call of Duty Black Ops 6. Questa primavera festeggeremo 5 incredibili anni di Warzone, a nome di tutti, grazie per aver giocato. E ci sembra giusto che per celebrare questa pietra miliare dobbiamo tornare alle nostre radici. La versione originale, da anni non più giocabile, è lanciata il 10 marzo 2020, in seguito rimossa per Caldera e Warzone 2.0 poi. Ecco, è probabile che la mappa venga reintrodotta durante la stagione 2 di Black Ops 6. Quindi, per gli amanti di Warzone, potrebbe esserci il ritorno alla mappa originale, e immagino che questo faccia felice molte persone. Poi, state giocando a Star Wars Outlaws su PS5 in accesso anticipato? Ecco, dovete ricominciare tutto, perlomeno forse. La versione per console Sony ha un problema con i file di salvataggio relativi all'Early Access. Attraverso un comunicato ufficiale inviato agli acquirenti delle Gold Ultimate Edition di Star Wars Outlaws, Ubisoft ha chiesto ai giocatori di ricominciare dall'inizio la loro avventura una volta installata la Day One Patch, incompatibile con i salvataggi precedenti. Non viene spiegato a cosa dipenda questo bug e la compagnia francese sembra non avere escogitato soluzioni al grosso inconveniente, e qui c'è il comunicato. Questa sembra riguardare solo la versione PS5, mentre su PC e Series XS non ci sarebbe nessun inconveniente. Questa è una cosa francamente scandalosa, perché se tu dai la possibilità di accesso anticipato a delle persone che pagano per avere questo privilegio, chiamiamolo così, no, sapete un po' cosa ne penso, che ne pensiate del fatto di spendere i soldi per l'accesso anticipato, e io sono uno di quelli che tenta di scoraggiarla questa cosa, però devi offrire un servizio, e se per un bug i miei salvataggi di un gioco che magari sto giocando da 3 giorni e che ho pagato per avere questo accesso anticipato, poi arriva la day one patch e lo devo ricominciare da zero, è francamente una cosa veramente folle, è una follia. E soprattutto sapete che cosa succederà? Che molti giocatori non lo sapranno, perché non tutti leggono queste comunicazioni, anzi una minoranza.
E quindi, per chi ha acquistato su PlayStation 5 il gioco in accesso anticipato, io temo proprio che domani avrà veramente una brutta sorpresa. Già, assurda sta cosa. Poi, Final Fantasy XIV è stato solo l'inizio. Naoki Yoshida vuole più giochi di Square Enix su Xbox e dice: ci stiamo muovendo verso una strategia multipiattaforma. Guardate che bello Yoshi P. Sì, ho detto è bello. Perché lo è. È molto bello Yoshi P. Sì. Final Fantasy XIV è sbarcato su Xbox Series XS con tutte le espansioni la scorsa primavera dopo un'attesa durata circa 10 anni. E tra l'altro, siccome Yoshi P fa parte del board di Square Enix, dice: la risposta che abbiamo avuto ai giocatori Xbox è stata molto forte, ha dichiarato il dirigente Square Enix. In passato, quando uscì Final Fantasy XV, questo capitolo della serie non era ancora disponibile. Oggi nemmeno Final Fantasy XVI è su Xbox. Sappiamo bene che per questa ragione molti giocatori si stanno allontanando dal franchise e vorremmo riportarli indietro. In futuro vogliamo continuare a lavorare per stringere un legame più profondo con i giocatori Xbox. Questa è una buona notizia che in realtà, notizia non è. La notizia è l'intenzione, ma questo non prevede realmente l'arrivo dei nuovi prodotti di Final Fantasy anche su Xbox o i porting dei Final Fantasy esistenti, però ne aumenta fortemente la possibilità e dà la conferma di qualcosa che già in parte sapevamo, ovvero del fatto che Square Enix pare che stia abbandonando la pratica dell'esclusività console dei suoi titoli. Già, e questa è abbastanza ufficiale perché è stata comunicata agli azionisti, quindi credo che da qui non si tornerà indietro e, non dico a breve, ma in futuro, probabilmente vedremo dei giochi più genuinamente multipiattaforma da parte di Square Enix, il che è un bene. Poi, ne avevamo già in parte parlato, ma Blue Protocol è ora ufficialmente un flop e chiude in Giappone, non arriverà mai in Europa. Ebbene sì, avete sentito bene, non mi aspettavo che la situazione fosse così grave. Bandai Namco Games Japan ha annunciato che il gioco chiuderà definitivamente il 18 gennaio 2025 in Giappone. Di conseguenza tutti i piani per la localizzazione in lingua inglese sono stati cancellati. C'era la partnership con Amazon Games per il gioco in Europa e Stati Uniti, ma la versione occidentale non ha mai visto la luce e non uscirà mai più. E si scusano con tutti coloro che attendevano la versione localizzata di Blue Protocol, ma non sono riusciti a soddisfare le aspettative della community. In sostanza il gioco ha floppato di brutto. Avrei voluto almeno provare prima che floppasse, ma considerando com'è andata ho come l'impressione di non essermi perso niente o quasi. Ebbene così. E, al contrario, c'è una cosa che sembra essere invece particolarmente promettente. Già aveva attirato la mia attenzione, e non solo la mia, di tante persone, durante la presentazione, durante il era l'event Xbox di giugno, se non ricordo male, ma questo Clair Obscur Expedition 33 è uscito un nuovo first look gameplay che io ancora non ho visto e me lo riservo per vederlo in live insieme, ok? Perché è una bella esperienza da vivere insieme, che così chi anche non l'ha visto lo possiamo vedere tutti quanti in live. E però una cosa che invece ho visto e che sono uscite delle anteprime. Per esempio in Italia c'è quella di Round 2, ma ce ne sono anche altre. Mi pare di aver adocchiato quella di multiplayer, eccetera, eccetera. Ecco, c'è l'anteprima anche di Every Eye, quindi, insomma. Ecco, alla nostra anteprima si accompagna un approfondimento del PlayStation Blog. Dopo le ottime impressioni ricavate dallo spettacolare trailer d'annunci Clair Obscur 33, il primo contatto col titolo d'esordio ci restituisce l'immagine di un progetto particolarmente curato e soprattutto coraggioso. Prova ne è la commistione tra JRPG a turni e gli action GDR all'occidentale, che ne contraddistingue il sistema di combattimento. Completa customizzazione delle build di ciascun membro della squadra, importanza delle scelte da compiere nello sblocco i numerosi potenziamenti speciali e gli alberi di abilità ogni membro del party. Sarà proprio la grande libertà offerta alla costruzione delle build a rendere ancora più divertenti le sfide con i boss e le attività legate all'esplorazione della mappa. Il lancio è previsto nel 2025. Questo gioco qua, a detta di tutti, hanno visto una build pre-alpha che però sembrava solidissima e alcuni hanno detto una delle più solide che abbia mai visto. Bene, questo è un ottimo segnale. Il gioco sembra promettere davvero tanto bene, ragazzi, e se avevo un certo hype per vederlo già dopo il trailer proprio di presentazione, adesso ne ho ancora di più, quindi speriamo di averne notizie molto 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 presto. Poi PlayStation Plus ha annunciato i giochi gratis di settembre, quali sono e quando escono, molto velocemente. C'è Harry Potter campione di Quidditch PS4 e PS5 Day One dal 3 settembre 2024, ok, MLB The Show 24 PS4 e PS5 e Little Nightmares 2 PS4 e PS5. Di questi tre ho giocato soltanto il terzo e
Se avete una PlayStation e avete il Plus, giocateci a Little Nightmares 2. È veramente bello, bello, bello. E infine, ragazzi, si torna a piangere con The Moon. Sono state annunciate le versioni PS5, Xbox Series X e S. Ebbene, sì, non me l'aspettavo, ma sì. Serenity Forge porterà To The Moon su PS5, Xbox Series X e S. Non è stata ancora annunciata una data di lancio, però sostanzialmente è stata presentata il fatto che ci sarà. L'avventura ideata da Kangawa era già disponibile per acquisto su PC, Switch e dispositivi mobile iOS e Android, e To The Moon rimane tutt'oggi una esperienza videoludica più particolare e narrativamente valide sul mercato. Non potrei essere più d'accordo, e quindi sono molto contento che esca anche di questo gioco una versione per console di nuova, o meglio, attuale generazione. E per l'offerta del giorno, beh, direi che è chiamatissimo. Se non l'avete ancora giocato, ragazzi, To The Moon in sconto ora a metà prezzo su Instant Gaming, invece di costare 10 euro, che comunque è un prezzo ridicolo, costa 4,61 euro. È un'opera in pixel art veramente curatissima, meravigliosa, molto narrativa, e però preparatevi psicologicamente, perché tutti e tre i giochi di Kangao mi hanno disintegrato. To The Moon più degli altri, secondo me, però anche gli altri sono fantastici. Sono veramente delle opere d'arte e vi consiglio caldamente di recuperarvi. Di recuperarli dopo che vi siete preparati psicologicamente. Io come sempre vi ricordo che io sono partner ufficiale Instant Gaming, perciò se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione, è un link affiliato, a me arriva qualcosina ed è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube oppure sul podcast. A domani ragazzi!